Buongiorno amici del canale, oggi vi propongo il restyling di un'altra porta, una porta a me molto 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 cara che ha per fortuna avuto le coccole di un bravissimo falegname. È una porta che è stata diciamo accantonata per tanti anni nella mia cantina perché non serviva più all'epoca, avevano fatto delle divisioni differenti della casa che poi ho ripristinato per riportarla al suo splendore originale e era stata messa da parte perché molto molto rovinata. Però se un minimo mi conoscete, se un minimo avete imparato a capire com'è Elisa e Magic Paint, io non amo le cose nuove, se non sono vecchie non si può, perché io amo tantissimo recuperare, cercare, come la vaniglia per esempio, che l'ho trovata in un mio mercatino in Francia, vicino a Lione, 5 euro, pensate, sono 5 euro per quel gioiello spettacolare, che deve ancora essere pulita, lavorata, vabbè, è bellissima. Quindi grazie al mio falegname Roberto, che è stato veramente bravo, 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 precisissimo. Grazie per avermela portata ora, in modo che io possa sistemarla per voi, colorarla per voi, anche se Roberto non era molto contento che io colorassi tutto. Infatti lo voglio comunque sostenere colorando alcuni pezzi sì, alcuni altri no. Però secondo me è veramente, veramente bella. Partiamo? Partiamo con un passaggio molto molto utile e preciso, mettere il nastro carta. Perché? Perché poi dopo se io dovessi per caso sbavare col colore sopra il legno, è vero, posso spendere la spugnettina e lavare subito, posso carteggiare, ma questo è un larice molto molto vecchio. Non voglio assolutamente rischiare di doverlo carteggiare ancora, poverino è molto stressato da quello che ha subito. Sono orgogliosissima però di questa porta perché nonostante gli anni, l'umidità, l'incurie, è perfettamente dritta, dritta in bolla. Quindi so che tanti di voi quando acquistano casa nuova, uno dei problemi principali è la sostituzione delle porte interne ed esterne e la cucina. Io perlomeno dai feedback che ricevo da voi è ho comprato casa nuova oppure sono in affitto, ho questi problemi con le porte e la cucina, quindi una delle cose che volete colorare di più. Tante volte mi fate la domanda opposta, mi dite il mio compagno, mio marito, la mia compagna, mia moglie, mia sorella mi dicono che non ne vale assolutamente la pena. Cosa faccio secondo voi? Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una porta che ha 200 anni ed è perfettamente dritta, vuol dire che c'è un legno di qualità egregia e vuol dire che è stato essiccato all'epoca benissimo, perché se nonostante questi maltrattamenti è ancora così perfetta, deve essere salvata e coccolata, deve tornare al suo posto originale. Quindi, a meno che voi non abbiate nelle porte un buco grosso così, dovete salvare le porte, perché sono veramente, uno, un costo enorme, esorbitante da sostenere, e due, se la porta è sana e dritta, va sempre salvata. Io ora ho questi pezzi, questi tasselli, che ovviamente Roberto mi ha dovuto mettere perché il legno era sbriciolato in questi punti. Io però colorerò il montante lasciando i pannelli 1, 2, 3 puri, lisci a legno. Li tratteremo poi in un secondo momento. Quindi questi pezzi qua, che si vedranno di un legno più chiaro, andrò a trattarli leggermente più tardi. Ma anche se si dovessero vedere, a me non urta, perché è la storia, sono le rughe di questa porta e devono essere salvaguardate. Quindi, nastro carta, prendo quello da 5, mi piace di più, più largo, faccio meno fatica, e inizio a mascherare.
iniziamo a colorare la scocca. Giro bene 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 i parisien. Dentro il barattolo ne ho più o meno 250 grammi, perché è un barattolo che ho già usato. Vediamo quanto ne utilizzerò per questa bella porta. Io colorerò tutta la parte appunto laterale, senza sporcare, colorare i pannelli centrali, sia davanti che dietro, perché ricordate, la difficoltà delle porte è proprio questo, che subito vi sembrano facili, vi sembra poco, ma poi c'è anche il lato dietro da fare. Nuit parisien puro, perché devo comunque unificare i colori differenti della base, perché qua appunto ci sono legni differenti, non differenti, lo stesso legno, l'arice, però nuovo, fresco. Cosa vuol dire? Che comunque si vedrà il taglio, ma è quasi un bene, vedere un bel restauro fatto da un artigiano è quasi diciamo una cosa lodevole su una porta del genere così antica. E non mi preoccuperò se si vedranno ammaccature, problematiche della porta, perché questo è il suo bello, ma devo comunque cercare di unificare per renderla il più possibile piacevole. Quindi pennello da 50, perfetto per questo tipo di restyling, lo carico bene e scarico leggermente. Inizio a colorare. La prima mano è già eccezionale, come vedete ha una coprenza veramente idilliaca. Cercate di andare con pennello abbastanza scarico, tirare ma senza togliere. E come si fa a non togliere pittura ma a ottimizzare al massimo costi e tempistica? Si deve sapere quando fermarsi. Come adesso, basta, non vado a continuare a spalmare, a coccolare la superficie, a massaggiare col pennello, no, perché è controproducente. Su un legno grezzo verrebbe assorbita, quindi se voi ci pensate, asciuga in fretta, assorbe, se ripasso tolgo, perché creo delle macchie. Quindi basta, questo è il miglior metodo per ottimizzare i costi e non usare molta vernice. Ho finito solo la prima mano di Nuit Parisien sulla prima metà porta, quindi sarà un lavoro molto lungo e puntiglioso. Ma un accorgimento ve lo do. Sapete perché dopo aver visto i miei video dovete comprare Magic Paint e nessun'altra vernice? Perché la garanzia di quello che faccio io ve la do solo io con Magic Paint. Perché con altre vernici non riuscireste a colorare la maniglia, il legno grezzo vecchio e nuovo e la ferraglia. Sì, perché queste sono nuove. Purtroppo questa porta era talmente malmessa che non aveva più neanche la ferramenta originale, le cerniere non c'erano più, quindi il mio falegname ha dovuto mettere delle cerniere nuove. Io lo colorerò e saranno assolutamente a scomparsa. Con nessun'altra vernice potete fare questo, magari con altre gel paint, ma servirebbe il primer, cosa che con Magic Paint non occorre. Io coloro il legno esattamente come coloro il ferro e con la mia seconda mano sarà tutto unificato. Quindi, quando guardate i video di Lisa, ricordate cosa comprare per fare il restyling. Farò il mio primo lato, in prima mano, e poi quando giro dall'altra parte, continuo. Gira, però la buona per tutti. Muovi, via! Gira. Seconda mano. No, no. Prima mano sul secondo lato. Come vedete è completamente speculare, perché questo pezzettino mancava di là e questo pezzettino manca di qua. Il fondo mancava di là e manca di qua. Questa mancava e mancava anche di qua, perché era proprio ridotta malissimo.
Quando fate le porte vi dovete prendere il vostro tempo. Un sacco di persone mi dicono: Elisa, quanta vernice devo comprare per fare 8 porte? 8 porte sono veramente 16 progetti, perché vuol dire davanti e dietro, quindi non sono 8 porte, sono 16 facciate. È molto diverso, perché una volta che voi partite non vi rendete conto dell'enormità del progetto. E io, sapete cosa dico solitamente alle persone che mi chiedono quanto comprare? Compri la vernice per una porta, in base a quello che hai fatto nella prima porta, poi dopo ti regoli per le altre, ma soprattutto in base agli errori che hai fatto sulla prima porta, la più brutta, quella che va in cantina, ok? Ti regoli per non fare errori sulle altre 7 porte che ti restano. Solo sbagliando si impara, ricordatevelo. Mi sono seduta, ho preso il pennello in mano perché volevo fare i miei soliti risocchini della seconda mano. Ma è perfetta, è troppo perfetta e quindi non spreco colore. Mettetevelo in testa che se usate bene la vernice, anche pura, in modo consono, spalmando bene la vernice, ne risparmiate tantissima. Tant'è vero che sono partita con mezzo barattolo e ne ho ancora avanzato. Questa era perfetta il mio fondino per fare ancora dei ritocchini, ma non serve. Quindi chiudo il mio nuovo paesello, userò la prossima volta e quando sarà perfettamente asciutta in profondità procedo con il secondo step, un filino dorato rococò. Per fare il mio bordino rococò utilizzo uno dei pennelli del set punta piatta. È un set da avere. Secondo me se amate queste filettature dorate, i bicolore, diciamo i giochi di ombreggiatura, è indispensabile un set come questo qui. Sapete che c'è punta piatta e c'è punta a punta proprio. E è anche sbagliato, secondo me, acquistarne solo uno per volta, perché sono talmente indispensabili che assolutamente dovete averli. In base alla spazzatura che avete utilizzerete un pennello differente. Io utilizzo questo. Il terz'ultimo in termini di grandezza. E ora guardate quanto è facile essere precisi grazie al pennello giusto. Una setola molto morbida, sintetica, ma che tiene per tantissimo tempo, diciamo, lo sfregamento, una setola che non si rovina e lavati bene, tenuti bene, sono belli per tantissimi anni. Mi raccomando, il rococò va sempre girato benissimo perché sapete che è pigmentatissimo e si può dividere, quindi voi ogni tanto giratelo. Giro, 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 giro e via. Intingo, scarico e provvedo a fare il mio piccolo bicolore. Testate sempre la superficie per capire bene come assorbe e poi pian pianino decidete quanto spaziare. Nel momento in cui ho capito come si comporta il colore, il pennello con la base, poi mi diverto e coloro. Pian pianino ricarico, vedete, e vado avanti. È bene quando il pennello è scarico fare quello che sto facendo adesso io, ma quando tornate col pennello carico ripartire da qua. Vedete? Scaricate dove avete già il colore e poi continuate. Questo è un ottimo metodo per non far segni sulla pittura metallica, ma soprattutto per ottimizzare molto il colore. Guardate, molto preciso, liscio, fluido. E ora faccio la finitura qua nella scanalatura. Voglio che l'ultimo pezzo di bordino rimanga nero. Io non ho neanche la mano particolarmente ferma. È proprio il pennello che vi aiuta a essere precisi, quindi fidatevi. Ultimo pezzettino. E rifinisco qui. Così, avanti e indietro.
ho lasciato asciugare bene 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 una notte. Diciamo che per fare delle porte almeno 2 giorni dovete prenderli, soprattutto se le temperature iniziano a essere come queste, quindi non più caldissime. Siamo già a fine ottobre e quindi diciamo che inizia a esserci un po' di umidino qui in Piemonte, non so da voi. Una manodino in parisienne, la doratura, ma fatta bene, col nastro carta tolto, tutto preciso, serve il tempo che serve. Ma oggi andrò già in finitura, quindi parto con il mio stupendo marron glacé. Utilizzerò il marron glacé dappertutto, quindi sia sul legno che sul nero che sull'oro. Diciamo che facciamo una prefazione però. Se volete avere un oro super brillante, super luminoso, super oro, non mettete il marron glacé perché ve lo spegne, ve lo antichizza. E invece io quello che voglio oggi, io voglio una doratura anticata che sembri un po' vintage. Ovviamente mi piace molto che la porta sia tutta uguale e quindi andrò anche sul nero per questo motivo, perché voglio che l'ombreggiatura, l'anticatura data dal marron glacé faccia risaltare le vene del legno, ma antichizzi anche i colori. Quindi non mi preoccupo se il tutto sembrerà sbiadito, perché è quello che voglio. Io utilizzo la versione satinata e metterò all'interno un goccino di acqua. L'acqua, come sempre, è a sensazione, ma vi consiglio assolutamente di miscelare sempre con acqua. Che sia un 10%, che sia un 20%, fate tentativi. Perché? Perché il marron glacé tinge il legno, è diluito, viene assorbito un po' di più e tinge un po' di meno, quindi colora un po' di meno. Spesso, se avete dei dubbi, diluite magari subito del 20% e date 2 mani di marron glacé, è ancora meglio, così la tonalità diventa più intensa ed è più protetto. Io parto così però. Avendo questi piccoli punti dove il mio falegname ha fatto il restauro conservativo, ci sono questi tagli netti dove la venatura è stata inserita. Darò con un pennellino piccolo una prima mano di marron glacé su questa parte qua. E poi, dando la seconda mano dappertutto, andrò a unificare. Non verrà perfetto, magari si vedrà, ma è questo il bello. Pennellino piccolino e si va a dare una prima mano piccola piccola, delicata, su tutti i punti in cui c'è il legno un pelino più chiaro. Usate questa tecnica in generale, anche se volete unificare, che ne so, 2 porte, avete una porta più chiara, nuova, una porta più vecchia, su quella più chiara date una mano prima e poi una mano su entrambe per unificare. È un buon trucco. Mi raccomando, dopo aver diluito il marron glacé è importante girare spesso, perché comunque i componenti tengono sempre a dividere. È un consiglio che vi do in generale per tutte le pitture, sia che utilizzate Magic Wall per le pareti, che facciate dei lavaggi di colore con Magic. In generale, in assoluto, le pitture vanno sempre girate, inoltre se sono diluite ancora di più, altrimenti vengono striature, segni, macchie, aggrappano male. Non è il caso. Uso il mio pennello da 50 con la setola incrine e non mi interessa se si vedono le pennellate, a me piace oggi che si vedano. È una porta classica, quindi la manualità è importante che si noti. Guardate un vero e proprio miracolo. Voilà, cioè il legno è tornato non solo a risplendere, proprio a gioire. Eccezionale. Ovviamente è sempre bene ricordarsi che una pennellata nel senso della vena bisogna darla. E ora guardate qui, guardate lo spettacolo. Cambiamento è eccezionale, non solo nella tonalità, ma anche in profondità, cioè la vena del legno, guardate come viene messa in rilievo e in risalto. Il mio Nuit Parisienne avrà questa patina leggera, leggera, delicata di vintage, perché comunque
questa ombreggiatura marrone bellissima, anticante. Scalderà tantissimo il color nero e anche l'oro. Diventeranno caldi, caldi, caldi. Guardate questo piccolo riquadro, che cosa diventerà adesso. Non è neanche da equiparare a un classico mordente, assolutamente, è un qualcosa di eccezionale. La vena del legno assorbe completamente il marron glacé, portandolo veramente a respirare. Quindi la vela non è coperta, non è asfissiata dalla tinta, anzi. Torna a respirare. Guardate qui il nero, che colore eccezionale che prende. Bellissimo. Guardate che spettacolo che è ora il legno che si sta asciugando da una mano di marron glacé. La finitura è satinata ma molto ricca, corposa, naturale. Qui è ancora un po' umido e si vede ancora un po' lucidino, invece qua che è già asciutto è bellissima. Ora ditemi come si fa a non salvare le vecchie porte. Come si fa a non andare nei mercatini e cercare qualcosa del genere e metterlo in casa nostra. È da matti. È da matti pensare che una porta nuova sia meglio di una porta vecchia. Una mano di marron glacé qui basterà e guardate che effetto. Cioè, da così a così. Carico. Il legno qui è veramente perfetto. Sarebbe stato un po' un peccato colorarlo di nuit parisienne, ma ora che riesco a passare il marron glacé, riesco a dare veramente la tonalità che avevo in testa, sono soddisfattissima. Guardate questa vena, come sta tornando a respirare, guardate che bella. Perché comunque ricordate sempre che le vernici buone non vanno a soffocare il legno, anzi, lo proteggono facendolo risaltare per tanti anni. Andate bene negli intagli, mi raccomando, non dovete mai essere troppo sommari quando fate questo tipo di lavori. È bene utilizzare un pennello giusto, con una setola giusta, un po' più rigida come il nostro ovale da 50, e andare bene 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 anche all'interno delle scanalature. Perché comunque, vedete, se voi in questo caso oggi aveste utilizzato un pennello troppo morbido, tipo il pennello per superfici protette, col protettivo, il nostro classico pennello super silica anche, magari avreste avuto una stesura un po' troppo morbida. Invece l'ovale da 50 è perfetto perché la sua setola va dappertutto. Bellissimo. Anche qui, dove c'è stato comunque un restauro conservativo, anche qua che c'è il taglio, vado di nuovo a portare la pittura all'interno. Perfetto. Anche questo restyling è finito. È arrivato Roberto, mi ha montato la porta e sono veramente soddisfattissima del risultato. È la porta originale della casa e doveva tornare a essere qui. Negli ultimi anni avevano messo una porta più contemporanea, moderna, nuova e non c'entrava assolutamente nulla con il resto della casa. Devo dirvi la verità, l'abbinamento di colori mi piace tantissimo e adoro il fatto di aver messo in risalto le venature del legno con questa bella cornice nera e dorata. Smorzata dal marron glacé, fondamentale, perché un oro troppo vivo qua sarebbe stato un pochettino macchiano. Adoro la mia vaniglia, un acquisto pazzesco a soli 5 euro, quindi veramente veramente bella, rende regale tutta la porta. Ma la cosa che adoro di più è vedere i punti in cui il falegname ha fatto il suo restauro ad opera d'arte, perché salvare un pezzo di questa bellezza, rimetterlo nel suo posto originale
e far vedere al mondo che è stata salvata con tanta maestria è ancora più bello. Il mio piccolo contributo di colore ha fatto la sua parte però. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto. Sapete ormai che amo le porte e ne faccio in tutte le salse. Al prossimo restyling. Ciao!